tutti, ben trovati sul canale. Siamo ormai pronti per le feste natalizie, quindi direi che è il caso di adeguarci, perché inizieremo a fare un po' di make up per le feste. Iniziamo subito con il primo. Io ho fatto già la mia base, ho già fatto un po' di contouring e voglio andare a creare un bel make up utilizzando questo colore e questo colore. Sono rispettivamente il color Fahrenheit e il color Snowberry di Nabla. Mi vado a distribuire subito il colore matte sull'angolo esterno dell'occhio. È un colore molto scrivente, quindi molto molto bello già da subito. Vado leggermente a sfumare. Poi vado a prendere il nostro Snowberry, che è una sorta di champagne un po' rosato, e lo vado ad applicare nella parte dell'angolo interno. Guardate quanto è bello. Vi assicuro che in video non rende, dal vivo è molto molto più bello. E lo vado quindi ad applicare sul resto della palpebra. Ne metto un pochettino anche sotto la rima inferiore. E poi riprendo il pennello di prima con il colore di prima e vado ad intensificare bene all'attaccatura e all'angolo interno e all'angolo esterno. Fatto ciò, vado a prendere la matita Cupid Arrow di Nabla nel color marrone, quello caldo, ossia il numero 2, e mi vado a creare una sorta di eyeliner all'attaccatura delle ciglia. Voi direte: cosa ha di particolare di natalizio questo make up? Beh, io ho fatto l'albero di questo make up, quindi secondo me è molto natalizio. Con un pennellino un po' più piccolo, a taglio trasversale, lo vado a tirare verso l'esterno. Vado a sporcare anche leggermente la rima ciliare inferiore proprio all'attaccatura. E poi il vero tocco natalizio lo daranno loro. Vado a prendere Ruby e lo vado ad applicare al centro dell'occhio. Mettiamo un bel po' di mascara e poi facciamo l'altro occhio. Vi faccio vedere tra un po' il risultato finale. Ho deciso di applicare anche delle ciglia finte per rendere il look un pochino più sofisticato. E adesso vado ad applicare una tinta labbra, questa è di Clio, Deep Orchid, che è molto intensa, tende sempre un pochino al lampone come il resto del make-up. E quindi si abbina molto molto bene. Un altro po' di colore sulle guance. E il nostro make up natalizio è concluso. Io spero vi piaccia questa idea per non fare il classico rosso, insomma, fare una cosa un po' diversa. È super glitterato, super luccicoso. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare anche un like di supporto. E ci vediamo al prossimo video.